le passerelle internazionali, la TV, il successo, le luci della ribalta. Siete pronti? Anche oggi vi accompagnerò nel mondo della moda. Cowboy australiano. Charlie's Angels. Ma a volte, dietro le telecamere o la copertina patinata di una rivista, c'è la vita vera, con tutte le sue ombre. Fernanda Lessa, alla volta buona. Allora, prima Monica Setta ha detto, beh, un colpaccio avere Fernanda Lessa, ma io vorrei ricordare come è arrivata Fernanda Lessa alla volta buona. Noi non abbiamo cercato Fernanda Lessa per raccontare la sua storia. È successo tutto davvero per caso un giorno quando avevamo messo a Torino una panchina rossa affinché le persone passando raccontassero la loro volta buona. A un certo punto si siede su quella panchina una donna bellissima. Nessuno sapeva chi fosse, o meglio, nessuno l'aveva cercata. Si ferma a quella panchina di Greg Goya, dell'artista, e racconta la sua volta buona. E racconta quello che era successo pochi giorni prima. Lei era a Torino perché è madre di due figlie, vivono con il papà, ed era andata a trovare le ragazze. Riguardate quel momento. Ciao, sono Fernanda Lessa, ho 46 anni. Sono una ex alcolista e ho passato 5 anni di sobrietà e ho iniziato a soltanto in giorni, una volta al mese, uscire con le amiche, e ieri sono uscita con la mia amica che beveva i gin e me ne ho bevuto due drink, mi sono fatto due drink e non mi ricordo come sono arrivata a casa. E mi pare, ho sentito adesso, che sono stata anche un po' violenta con delle persone che tengo bene, e allora è stata la volta buona che io ho smesso da bere per sempre. Fernanda, tu hai deciso di metterci la faccia e non è da tutti. Sì, specialmente qua, come sentivo prima che stavate dicendo che del patriarcato, no? Sembra che qua tra papà e mamma, il papà sembra di poter fare qualsiasi cosa e la mamma, se dice qualcosa, li usano addirittura contro di te. Però il mio messaggio che io vorrei passare è che i giovani devono tenersi lontano. È per questo che c'è anche una legge, deve essere 18 anni o addirittura 21. A che età tu hai cominciato a bere la prima volta? Tu ricordi la prima volta che hai bevuto? Sì, con 14 anni. 14 anni? Dov'eri, ad una festa? No, ero su una fiera di scienze. Scusami, a scuola? Sì, a scuola. A scuola? Ma com'è possibile una bottiglia di vino a scuola? Brasile. Ma non credo che sia solo in Brasile. In America addirittura arrivano con la pistola. Portano questo alcol a scuola? Tu bevi? Sì. E svengo. E sveglio con le due psicologhe della scuola e mia madre. E loro hanno detto, sì, secondo me non è una questione di andare da un psicologo, perché Fernanda è sempre stata una luna, cioè modello, faceva sempre 10. Secondo me è una cosa psicologica. C'è qualcosa lì che non va. Che manca, una rotella. Hai cominciato a fare terapia? No. No, perché purtroppo negli anni 80... psichiatria era vista come solo una malattia per persone davvero con problemi neurologici, schizofrenia o qualcosa di più grave, un autista, autistico, scusa. Autistico. Sì.
Intanto tu cresci, bella come il sole, e se succede che a Cindy Crawford, no, io ho segnato un po' come sono state scoperte queste top model, visto che poi Fernanda Lessa è diventata una di loro, sei stata scoperta da un fotografo mentre stava cimando le pannocchie in un campo di mais, oppure raccontano di Gisele Bündchen, con cui tra l'altro tu hai fatto i tuoi primi lavori, è stata scoperta da un talent scout mentre faceva shopping a San Paolo con la sua mamma. Fernanda Lessa viene scoperta perché sbaglia casa. Sbaglia casa, lei suona, pensava di andare da una sua amica e quindi questa signora apre la porta, sì. Tu entri. No. Ah, ok. Cercavi questa ragazza. Perché sapevo che non era la mamma della mia compagna. Un'amica della mamma. Cosa hai pensato? No, di ma anche no, perché anche essendo figlia di poliziotto so cosa devo fare. Ok, se per caso c'è una Paola. Lei ha detto, ah, sta cercando una Paola. E lei abitava la porta accanto. Ho detto, ma che donna strana. Tanto ti guardavano? No, ho detto, ma dopo dici, prego, entra, e poi dopo, no, ma è una Paola abitata qua, devo dire che sei, no? Ciao, che sei, cosa vuoi? E ho detto, che donna strana. E poi è venuta a contattare la mia scuola, perché voleva che io andassi in questa agenzia di modello chiamata Elite. E poi ho fatto questo corso, concorso, è tipo una specie di Miss, però per Elite, che si chiama Look of the Year. E come andò? Allora, dopo due settimane ero in prima pagina del tipo come se fosse il Chi del Brasile, la vincitrice del Stato di Rio de Janeiro, perché è considerata delle ragazze molto belle del sud anche. E poi sono andata a San Paolo e dovevo gareggiare con Gisele Bündchen, con la Fernanda Tavares, Michelle Alves, sono tutte diventate top. E io sono arrivata in quarto. Ma! E ognuno aveva, i primi cinque avevano un premio. Qual è stato il tuo, Fernanda? Ah, erano due mesi in Giappone. Come sono stati quei mesi in Giappone? Non lo so, so che se andassi, io avrei un driver, avrei l'appartamento, tutto pagato, biglietto, andata e ritorno. Non sei andata? Sì. Ah! No, e poi se io lavorassi, potevo scaricare i soldi che hanno speso e darmi il resto, oppure va bene così. Ho detto, cosa ho da perdere? Vado nel mio paese favorito, perché sono anche una infognata di manga. E allora, e niente, è andata benissimo, ma tutti dicevano, oh, ma tu sei troppo mora, perché loro piacciono proprio la pelle di porcellana. E la mia roommate, mia compagna, lei era una porcellana, una bambola, non ho mai lavorato, ho lavorato tutti i giorni. Fermiamoci proprio sul tuo aspetto fisico, Fernanda, perché da piccola come ti chiamavano? Spannatore di luna. Di lessi come cane, perché avevo questi denti così davanti. Sì, sacca di osso, perché io avevo... Sacco di ossa? Sì, perché là tutti vanno in spiaggia weekend a Rio de Janeiro. E io mi vergognavo delle mie gambe troppo magre, e allora mettevo i parafini per terra. E tutti dicevano, guarda lo sacco di ossa che è arrivato. E queste cose però, dove adesso ci sorridi, queste cose però crescendo... hanno un po' influito sul fatto che tu non ti vedessi mai bene. Tuttora tu non ti piaci, non, cioè tu sei stata una top model, hai calcato le passerelle più importanti, eppure non ti sentivi mai all'altezza. Bevevi prima di andare in passerella perché quella cosa lì ti aiutava. Sì, ci toglie un po' non so se capita da tutti, però io se bevo un bicchiere di champagne mi sento... la più bella del Ream. Però non ha bisogno di quello, ha bisogno di un dottore bravo. Tra l'altro è pericolosissimo iniziare a bere prima di avere 18 anni, giustamente, che il cervello sia completamente formato, perché la probabilità di diventare alcolista... Dillo, brava, dillo, Fernanda. È quasi sicuro, quasi sicuro. Allora... non è perché c'è una legge, perché vogliono controllare cosa fanno i ragazzini di 15 anni, non possono bere fino a 18 o 21.
è perché il cervello è ancora in sviluppo. Noi cresciamo fino a 18-21 anni, no? Se tu cresci dando delle nicotine o dell'etilico, il tuo cervello imparerà da solo a non produrre alcune dopamine da solo e sarai sempre una persona insicura o con problemi, depressa. Tu lo sei stata, Fernanda? Depressa? Sì. Cioè, quando ho smesso da bere. Quando è successo? Ho iniziato nel 2014 perché trovavo che sia giusto, essendo mamma e i bambini già iniziano a crescere, avevano già 5-6 anni, iniziano già a capire un po'. Io ho detto non voglio essere la mamma così. No, io voglio essere... Sei riuscita a proteggerli? Cioè loro sono riusciti a non vederti ubriaca? Sì, no, nel senso abbiamo sempre fatto viaggi di weekend, fine anno siamo andati a Brasile, Stati Uniti, a Disneyland, io da sola con loro. Non ho mai dimenticato nessuno in macchina, non ho mai perso nessuno, anzi ero ben, tanto attaccata. Quando loro però non c'erano, quando loro erano a scuola, Fernanda a quel punto poteva usare? Non è quella, perché Fernanda chi è? Se non c'erano i miei figli, io in quel momento, io da piccola dicevo alle scuole, tutti volevano essere astronauti, pompieri, supereroi, io volevo essere mamma. E in un momento che mi tolgono le mie figlie, io mi sentivo la nullità. E poi dopo che diventi alcolista, non c'è cura, non c'è cura. Devi per sempre non bere mai. Se hai una ricaduta devi tornare a fare certi tipi di prescrizioni perché non c'è cura. La mia dottoressa aveva detto, ho detto ma posso tornare a bere 2008 o qualcosa del genere? Lei del 2038 se ormai, ma anche no. Ho detto ma stai esagerando. Infatti sono passati 5 anni sobria, ho avuto 2 ricadute, una perché una mia carissima amica si è buttata dal 6° piano ero pensando, quest'anno quando sono andata sulla panchina io credevo di essere già guarita, di poter fare 1-2/2, erano 2 perché tutti mi hanno confermato il giorno dopo di alcolismo. Però che alcolismo? 2 di cosa? Solo 2 bicchieri, 2 drink? 2 drink. E io era quella che faceva tantissimo, mi ricordavo sempre di tutto. Ma la questione è che quando diventi alcolista anche, sembra che il cervello l'ha arrivato in un momento che ha detto non reggo più, ma neanche un bicchiere di birra, non posso bere. Perché ho iniziato da adolescente e questo è fondamentale. Se non state vedendo voi adolescenti, vostra mamma d'ora, non è perché deve dire di essere la pignola, ah magari devo controllare cosa fa mio figlio, non me la sento. Ma ti giuro, lui ti ringrazierà per il resto della vita che non ha lasciato fare tutto che vuole durante l'adolescenza. Belle scarpe. Fernanda. Mi ricordo un giorno, vivevo a Milano e lessi un articolo che ti riguardava della nascita del tuo primo figlio. Un figlio desiderato, voluto. Eri una ragazzina, avevi 23 anni, un figlio che purtroppo nasce con una malformazione al cuore, un figlio che purtroppo non ce la farà e quindi pochi giorni dopo la sua nascita se ne andrà. Tu eri già Fernanda Lessa, eri già quella donna meravigliosa che tutti noi conoscevamo, ma che stava vivendo quel dolore.
Noi oggi, come visto, abbiamo aperto la puntata con il funerale di Giulia Cecchettin. In questo momento la bara di Giulia sta uscendo dalla chiesa e io proprio con te vorrei dare l'ultimo saluto a quella donna, quella giovane donna che una vita non ha più. Ci alziamo in piedi. Sì. E ci colleghiamo. Sì, Caterina, siamo sul sagrato, dicevate, parlavate di dolore e c'è il dolore di questa famiglia, c'è appunto il Papa Gino oggi con il suo discorso commovente in Basilica e ci sono i suoi due figli che salutano la terza figlia, la sorellina, Elena e Davide. Elena, proprio qualche minuto fa, ha letto una lettera bellissima a Giulia. Ecco, adesso c'è l'ultimo saluto della famiglia, no? Un momento molto toccante per tutti. Forse non servono nemmeno le parole. E parte l'applauso della piazza qui a Saonara per Giulia, per la sorella di tutti, la figlia di tutti, anche per questa famiglia. Dicevamo prima delle parole di Elena, Caterina. Elena ha letto questa lettera, ha detto: Giulia, sei la persona migliore che io abbia mai conosciuto. Ricordava come non decidesse mai il gusto della pizza da prendere o del gelato da prendere e ha detto: adesso ti immagino ad abbracciarti con mamma e a dividerti un gelato con lei. Grazie Domenico. Questa famiglia perso un anno fa la propria mamma. E adesso dal sagrato ci sono anche tutti questi palloncini che appunto immaginiamo verranno lanciati verso il cielo in ricordo di Giulia. E sempre Elena ha detto: passavamo le sere insieme a guardare le stelle sentendoci infinite. Lo facevamo sdraiate su una cesta di corda. Oggi in quella cesta io sono da sola, ma anche lì guardo le stelle e ti immagino lassù con mamma, appunto, magari a dividervi un gelato. E questa che sta suonando adesso, non so se si può sentire, è la musica preferita da Giulia. Questo ce l'aveva detto anche il padre, Jan Tiersen. Questo è il valzer di Amélie. Era la sua canzone preferita. Romantica, al tempo stesso naif, con spirito positivo verso la vita, che è un po' il senso anche di questo saluto e di questa manifestazione di oggi, nonostante il dolore. Vedete, tanti giovani ci sono adesso. Ecco, palloncini che vengono lanciati verso il cielo. In molti di loro c'è un cuore e c'è scritto ciao giù. Domenico, grazie. Grazie, ci colleghiamo dopo, però tutti noi ci tenevamo a salutare per l'ultima volta Giulia. Vedi Fernanda, noi dall'ultima volta quando ci siamo viste qui in studio, in collegamento, perché tu adesso vivi in Portogallo, sì. E poi abbiamo detto ci vediamo appena potrai, mm-hmm. La cosa che a me colpisce è che tu sei venuta proprio oggi,
Giulia non c'è più, sappiamo quello che è successo. La vita davvero è un dono. E tu in questi ultimi anni hai cominciato a capirlo, motivo per il quale in questi 5 anni cerchi di essere una donna migliore. Sei consapevole, tu prima l'hai detto, ho detto, quindi alla mia dottoressa ho detto potrò bere? Mm-hmm. E lei ti dice ma forse nel 2038. Cioè, ma tu anche sei... no. Ma anche no. Mamma 3 volte. E si parla tanto di dare l'esempio, però poi ci sono delle cose che non si riescono. Oggi come ti senti? Chi sei oggi? Allora, come mamma mi sento comunque preoccupata perché quello che è accaduto con Giulio, purtroppo c'è tutti i giorni sul telegiornale e non è possibile, dobbiamo dare pene più severe perché deve servire da esempio, no? Come hanno fatto con Aldo Moro, la questione dei sequestri che c'erano, boh, enfin. Devono fare delle pene più severe, perché non si può andare così. Se io dopo 3 settimane ho perso un bambino e sono fino ad oggi mi ricordo qual era il suo odore. Quando hai perso Joaquin. Sì. E immagino questa donna che ha vissuto, non so, 20 anni con la sua figlia e non c'è più. Io sono, allora, fierissima di questi genitori, perché anche per gli altri figli vanno avanti, ma io non ce la faresti. Non so. Pure c'è una persona che dice che tu alla fine in realtà sei forte. Chi? L'hai conosciuta durante un reality. Ah! Un'amica della Rai. Sì, la Fox. La Fox. Ah, la Fox. La Fox. Senti cosa ti dice. Amore. Fernanda, sono qui per dirti che ti voglio un bene infinito e sono tanto orgogliosa di te. Ti stimo tanto. Noi ci siamo conosciute nel 2020, mi hai aperto il cuore, mi hai raccontato la tua storia, un po' come stai facendo oggi, e mi ha colpito la tua forza. E mi dicevi, Adriana, quanto è dura. Vado al supermercato e vedo le bottiglie. Se partecipo a una festa, si brinda. E quindi ho il bicchiere in mano ed è difficile appoggiare quel bicchiere, ma lo faccio con determinazione. Sei una bella donna fuori, ma soprattutto dentro, credimi. E oggi sei, secondo me, un grande esempio per tutti, perché con grande coraggio stai condividendo la tua esperienza e la tua storia, proprio perché così chi magari è a casa e sta in questo momento vivendo la tua difficoltà possa trovare la forza di dire si può uscire dalla dipendenza dell'alcol. Sappi che c'è un'amica che ti aspetta sempre a braccia aperte. Un bacio, Fernanda. Grazie. Sapevo che ti avrebbe fatto piacere. Sì, sì. E credo che dentro queste reality che abbiamo fatto insieme eravamo la più stretta. Più amica. Sì. E abbiamo portato anche oltre, dopo. E proprio poi è una persona di un buono che faceva credere alle altre persone. Che diceva, ma questo è falso, non è possibile essere così una persona così bella e buona. Ma guarda, chi è così? Lo so, è strano. Perché lo sei anche tu, Fernanda. Sì, tu sì. Sei una bellezza incredibile. Ho detto, dov'è Fernanda al trucco? E molto ho detto, perché passa al trucco? È bellissima così. Se no diventa la faccia da padella. Fernanda Alessa, grazie. La mia fragilità è la catena che ho dentro, ma se ti sei...